Il ponte sul fiume Tago porta a Toledo. Nella città, cuore della cultura ebrea di Spagna, Torquemada stabilì il suo quartier generale. Nel palazzo Lorenzana attualmente ha sede l'università. Questo luogo, oggi centro di ricerca e di cultura, un tempo ospitava gli uffici dell'Inquisizione. In questo luogo si studiava il modo per custodire la fede e perseguitare gli oppositori della Chiesa. Negli uffici, notai e segretari registravano e conservavano atti processuali e schede personali degli inquisiti. Torquemada era a capo dell'intera organizzazione e si occupava dei minimi dettagli, verificandoli di persona. I suoi sgherri passarono al setaccio tutta la Spagna in cerca di eretici. I cosiddetti famigli si presentavano all'improvviso e arrestavano i sospetti, seminando una scia di terrore. Furono anni di profondi mutamenti per la Spagna. I latifondisti arabi coltivavano la terra costruendo capillari impianti di irrigazione. Dopo la loro cacciata, molte terre furono adibite a pascolo. A farne le spese furono i contadini che pativano la fame. La regione soleggiata della Mancia si trasformò in una terra arida e desolata. Oggi Villanueva de los Infantes è una tranquilla cittadina di provincia. Ai tempi di Isabella e Ferdinando era dominio degli eredi al trono. In quest'area vennero concesse terre ai cavalieri fedeli alla corona e la città divenne un vivace centro culturale. Il grande poeta spagnolo Miguel de Cervantes, autore del Don Chisciotte, frequentava spesso la città. Anch'egli incappò nell'Inquisizione. A Villanueva, l'edificio che ospitava la sede dell'Inquisizione è ancora ben conservato. È uno dei pochi immobili appartenuti all'organizzazione, giunto fino a noi. Un tempo, gli agenti di Torquemada uscivano da questa porta, seminando il terrore nella città. L'emblema della Santa Inquisizione spicca in cima al portone, una croce con un teschio e le tibie incrociate. La camera di tortura oggi è un'abitazione. I prigionieri venivano incatenati a questa colonna prima di essere sottoposti all'interrogatorio, durante il quale sarebbero quasi certamente morti. A chi hai consegnato il cuore del bambino? A Mosè Abenamias, lo stregone di Samora? Se non confesserai e non ci dirai chi sono i tuoi complici, dovremo estorcerti la verità con altri mezzi. Gli altri mezzi consistevano nel cosiddetto interrogatorio doloroso, durante il quale si faceva ricorso a supplizi sempre più brutali. Le stanze della tortura erano dotate di molti strumenti. C'era la ruota, corredata di punte di legno durissimo. Un altro brutale strumento era la sedia della tortura. La morsa per il braccio, con la quale venivano inflitti dolori insopportabili. Oltre al dolore fisico, la sensazione di assoluta impotenza e di essere alla mercé degli aguzzini era assai umiliante. Questi strumenti di tortura sembrano sofisticati. In realtà, si usavano abitualmente sistemi molto più rozzi, servendosi ad esempio dell'acqua e del fuoco. La legge chiudeva un occhio sugli abusi compiuti. Anche per coloro che hanno studiato l'argomento, non è semplice descrivere le conseguenze provocate dalle torture. La vittima cominciava a tossire in modo convulso, come se stesse annegando. Il liquido che veniva fatto ingurgitare si mescolava al muco nelle vie respiratorie e formava una sorta di bava. Questa riempiva il primo tratto delle vie respiratorie e quindi usciva dal naso e dalla bocca. I membri della Chiesa non partecipavano mai di persona alle torture. Non volevano essere coinvolti. Non siamo ingiustamente crudeli. Vogliamo solo salvaguardare la fede. Torquemada seguiva un'antica tradizione. Secondo San Tommaso d'Aquino, un eretico era paragonabile a un simulatore, entrambi meritavano la morte.
San Domenico si era inizialmente proposto di convertire gli eretici solo col potere della parola, ma ben presto intraprese contro l'eresia una crociata personale che prevedeva anche l'uso di mezzi violenti. Avila era la base operativa di Torquemada. Qui fondò un monastero e in questa città venne sepolto. Le mura e le torri fortificate salvaguardavano l'unità fra la corona e la chiesa, un'alleanza che aveva assicurato all'Inquisizione un enorme potere. Ancora oggi, qui è evidente il legame fra Stato e Chiesa, nonostante siano due entità del tutto separate. Nella Spagna dei sovrani cattolici, Isabella e Ferdinando, doveva esserci un solo popolo, un solo regno, una sola corona e un'unica religione. Coloro che non condividevano questa visione erano considerati nemici della Chiesa e dello Stato. Torquemada aveva individuato con chiarezza chi fossero questi nemici. Secondo quella vecchia storia, Benito Garcia, uno degli assassini del bambino di La Guardia, si recò a Zamora per consultare un rabbino. Usando il cuore del ragazzino, egli avrebbe dovuto preparare un miscuglio letale, col quale avvelenare le ostie destinate ai membri dell'Inquisizione. Infanticidio e profanazione dell'ostia consacrata erano le accuse comunemente mosse agli ebrei. Gli arrestati di La Guardia ammisero le loro colpe sotto tortura. L'ascetico e zelante inquisitore era convinto di essere nel giusto. Era suo dovere salvaguardare l'integrità della dottrina cattolica anche ricorrendo alla forza. Confessa, come hai preparato la pozione? Hai usato il grasso del bambino ucciso? Che erbe hai aggiunto? Chi sono i tuoi complici? Chi di voi voleva avvelenarmi? Quando lo avrebbe fatto? Conosci dei cristiani che continuano a rispettare il sabato? Che celebrano la Pasqua ebraica e seguono le tradizioni giudee? Riuscirò a farti parlare.